Il goto dell'imprenditoria abruzzese è riunito in un incontro alla presenza di sindacati, istituzioni regionali, per ragionare su politiche economiche in un momento in cui qualcuno parla di piccola ripresa. Si parla qui ancora di più della strategia industriale di questa regione. È la prima volta che in Abruzzo si fa un'operazione di questo genere, cioè qui ci sono le 100 imprese principali della nostra regione, ci sono le 3 università ampiamente rappresentate, i centri di ricerca, poi ci sono naturalmente sindacati, organizzazioni di categoria, e oggi noi qui fissiamo la nostra strategia industriale per i prossimi anni, e la scelta è centrare questa nostra strategia sulla sostenibilità. Sono ben 82 le crisi aziendali che minacciano il futuro di migliaia di lavoratori in Abruzzo, come spiega anche l'assessore alle attività produttive Giovanni Lolli. Credo sia sbagliato guardare il sistema industriale come tanti punti separati tra loro. Noi dobbiamo guardarlo come un sistema. Se riusciamo a guardarlo come un sistema integrato, è possibile che troviamo le migliori soluzioni possibili anche per i punti di difficoltà. Cosa si può fare per cercare di attrarre investimenti in Abruzzo? Diventare una regione più ospitale di quello che non siamo. Ospitale significa che i nuclei industriali debbono funzionare, che c'è la banda larga, che ci sono i servizi per l'approvvigionamento energetico e per il riuso dei materiali e soprattutto per il riciclo, che sia adeguato, che ci sia un sistema di depurazione moderno. Queste sono le cose che servono.